In conferenza stampa Ruben Neves, difensore dell'Audace Cerignola, per la prima volta in conferenza stampa. Facciamo un passettino indietro, torniamo a parlare del successo di domenica qui al Monterisi contro la Gelbison, è un successo al quale avete lavorato parecchio, tu ne sai qualcosa anche perché sei stato uno dei primi ad aggregarsi al gruppo. Sì, è stata una vittoria fondamentale, sicuramente per riprendere, diciamo, quella scia di vittorie che speriamo continui anche da domenica prossima. Abbiamo preparato bene la partita contro la Gelbison e la vittoria ne è stata solo la conseguenza di tutta la preparazione, diciamo. E, ottimo lavoro da parte del mister e dello staff tecnico. Ecco, lo dicevamo, un lavoro cominciato tempo addietro, qualche risultato è venuto meno, un giudizio su questo gruppo che finalmente è allestito nel suo complesso. Sì, per me è un gruppo perfetto, nel senso c'è di tutto, qualità, quantità, tutto. E, oltre al fatto che è composto prima di tutto da uomini che da calciatori, che è un fatto fondamentale secondo me. E, lo spogliatoio è sano, siamo tutti uniti. Quindi diciamo che i risultati che sono venuti a mancare purtroppo è stato dovuto anche da una mancanza di tempo per preparare, perché abbiamo effettuato tante partite in pochi giorni, pochi mesi fa. Quindi adesso ci rimettiamo sulla buona strada e ci toglieremo parecchie soddisfazioni. Personalmente, come ti stai trovando in casa Audace Cerignola? Ti chiedo quanto è stimolante la competizione con tutti gli altri under, devo dire tutti qualificati che vanno a comporre l'organico. E dimostrazione lo è il fatto che Mister Potenza, insomma, vi sta impiegando un po' tutti. Siamo tutti fondamentali. L'ambiente Cerignola, la società Audace Cerignola, sono rimasto molto impressionato perché si assapora il professionismo, cosa che magari a noi giovani dà molta importanza. Quindi il mister sì, ha ragione, sta impiegando un po' tutti, ha bisogno un po' di tutti. Quindi ci mettiamo a disposizione della squadra e finalmente speriamo di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di vincere. Vediamo al prossimo impegno, si giocherà domenica al D'Angelo di Altamura contro la Team Altamura, avversario ostico Ostico. che è affamato di punti, ma come dicevamo con Longo, anche l'Audace Cerignola non può far sconti a qualsiasi avversario perché ne deve macinare di punti per arrivare a quella posizione di All'obiettivo. classifica che tutti quanti auspicano. Sì. Allora, la preparazione a questa partita è ottimale, secondo me. Stiamo lavorando tutti bene, alla grande, una settimana importante. Dobbiamo appunto, come ho detto precedentemente, dobbiamo dare continuità al nostro percorso di vittorie. Abbiamo vinto domenica scorsa, dobbiamo dare continuità a questo percorso avviato, diciamo, perché dobbiamo raggiungere un obiettivo tutti insieme. Grazie a Ruben Neves Grazie e in bocca a te. al lupo.